Trasmettere un messaggio di sensibilizzazione e necessità della donazione di sangue con fantasia e originalità. Questo è l'obiettivo del progetto Avis in vetrina e Family Day, patrocinato dal Comune di Fano e promosso dal 25 novembre all'8 dicembre. Un'edizione organizzata dall'Avis in collaborazione con il Comitato Apriamo il Centro, che ha visto partecipare oltre 90 esercenti tra negozi del centro storico e da quest'anno anche quelli di quartiere. Sono tanti commercianti che hanno partecipato, quindi è questo il dato che va registrato, non solo del centro storico ma di tutti i quartieri. Devo dire che in questi anni i commercianti hanno sempre dato dimostrazione di essere vicini a ogni iniziativa della città, molto più di anni passati. Quindi questo grazie all'attivismo del comitato, grazie all'attivismo di tante associazioni come l'Avis e ci aggiungo anche grazie al nostro sostegno. Quindi oggi è stata una bella giornata in cui si è premiata la creatività ma anche il buon cuore, diciamo, di interpretare un messaggio, quello importante della donazione da parte dei commercianti, che quindi si dimostrano non solo attività economiche ma un presidio sociale importante per tutta la città. Le migliori vetrine sono state premiate sabato 1 febbraio alla Mediateca Montanari, dove per l'occasione è stata allestita una mostra fotografica dedicata all'iniziativa, che rimarrà aperta fino a domenica 9. L'iniziativa consiste nella partecipazione da parte di tutti i commercianti che in collaborazione con l'associazione Apriamo il Centro abbiamo sensibilizzato alla donazione del sangue. Cioè, in pratica l'Avis ci ha messo del suo portando un cartello con Avis in vetrine Family Day, e così che i negozianti che potevano così partecipare mettevano la loro creatività. Abbiamo avuto oltre 90 vetrine che hanno partecipato e quest'anno abbiamo aperto l'iniziativa non solo al centro ma anche ai quartieri. Questo ci è sembrato una cosa molto bella, perché tutto così tutta la città di Fano poteva partecipare. Noi siamo sempre presenti sul territorio perché comunque ci teniamo a diffondere il messaggio della donazione del sangue, perché noi attualmente riusciamo a coprire oltre il 70% del fabbisogno, che è un dato molto elevato. Quindi invitiamo tutti a donare il sangue, questo è il nostro messaggio, perché comunque abbiamo poi visto che chi dona il sangue dona salute e nel medesimo tempo è in salute anche il donatore stesso.